Alcune classi dell'Istituto Danilo Dolci, nell'ambito della formazione e dell'orientamento, hanno programmato un incontro di informazione e di formazione con l'esercito di Palermo, nello specifico la caserma Scianna. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello dell'orientamento in uscita, quindi dare possibilità ai nostri ragazzi di fare effettivamente quello che si sentono di fare. Noi come scuola siamo aperti al territorio, questo mi faccio portavoce delle parole del dirigente scolastico che ha detto questa mattina, quindi siamo multitask, cioè il nostro alunno che si va a diplomare sa benissimo che ha tantissime possibilità di lavoro e noi portiamo queste possibilità di lavoro, le facciamo conoscere a tutti. I ragazzi hanno interesse a questa formazione e all'orientamento relativamente all'esercito? Sì, hanno, io le posso dire che abbiamo fatto già 10 incontri nei diversi anni con l'esercito italiano e molti dei nostri alunni già sono arruolati sia nell'esercito che nell'arma dei carabinieri e nella polizia di Stato. Qual è l'iter da seguire che hanno Allora, spiegato, sì, il dirigente dell'esercito? l'iter è per la prima fase, che è il volontario ferma prefissata di un anno, diciamo che è più facile perché consente ai ragazzi già che hanno conseguito il 17° anno di età di concorrere a questo concorso e avendo già l'idoneità fisica, un buon voto alle scuole medie e un buon voto anche alle scuole superiori, ecco perché noi incentiviamo i nostri ragazzi allo studio, anche, non solo per la conoscenza personale che poi può essere messa in atto anche in altri ambiti lavorativi, ma soprattutto nell'esercito, avendo già un curriculum particolare in termini di voti, sia nel diploma di licenza media che nelle scuole superiori, avendo anche un'idoneità fisica, la partita è vinta. Poi ci sono altri step che si possono fare, che è volontario ferma i VFP4 prefissate in 4 anni, quindi dopo VFP1 si fa un altro concorso, maturando già gli altri punteggi con VFP1 e si può stare per altri 4 anni nell'esercito. Dopodiché c'è un vero e proprio concorso in servizio permanente effettivo e questo, diciamo, chi supera già il VFP4 già è dentro nelle forze armate. Poi abbiamo il concorso per i sottufficiali, che è riservato a chi ha il diploma e si può fare dai 17 ai 22 anni e quindi si può fare una formazione, si entra già per farmi capire meglio con i gradi di maresciallo e poi abbiamo il concorso all'Accademia Militare di Modena che va fatto da 17 a 22 anni per chi vuole aspirare alle vette più alte e si comincia con i gradi di sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale, poi generale di brigata, di corpo d'armata fino al capo di stato maggiore. Questo per chi vuole effettivamente arrivare al traguardo. Questa mattina ai Cappuccini un incontro con i ragazzi per guidare la formazione e l'informazione se nel caso c'è un ragazzo che si vuole arruolare. Bene, noi parliamo con Vincenzo Mulè della caserma Scianna, graduato Aiutante. aiutante. Sì, buongiorno. Questa mattina qua siamo al Danilo Dolci, un appuntamento che da anni l'esercito italiano non manca, perché insieme al Ministero della Difesa, il MIUR, ha questo accordo già da tempo dove facciamo una sorta di informazione ai ragazzi per quelli che potrebbero essere le possibilità per un futuro nell'esercito italiano. Informiamo i ragazzi sui concorsi sia base, che è quello del volontario in ferma prefissata annuale, che i concorsi di ufficiali o sottufficiali dell'esercito italiano. I ragazzi hanno mostrato interesse? Assolutamente sì, a parte il fatto che sono degli studenti, quindi è normale che qualcuno si debba distrarre, però molti ragazzi, ma qua ormai è storia che in molti anni si sono arruolati, molti ragazzi hanno tantissimo interesse rispetto a quelle che sono le idee di arruolamento nella nostra famiglia, nella nostra grande famiglia.
Qual è il suo messaggio ai ragazzi? Il messaggio è sempre lo stesso, per me è importante che voi continuate a studiare. E infatti l'esercito questo lo fa continuamente, perché i nostri, nelle nostre giornate c'è sempre l'aggiornamento, c'è lo studio continuo. Voi continuate a studiare, poi qualora decidiate di venire a far parte della nostra famiglia, siamo pronti ad accogliervi.